Grazie Presidente, prenderò anche meno. La proposta di delibera che oggi andiamo a trattare è una proposta molto importante perché riguarda la modifica delle competenze delle commissioni capitoline. A inizio consiliatura sono state appunto nominate i vari componenti delle commissioni capitoline sulla base delle competenze e quindi dell'assetto regolamentare che era stato comunque pensato nella precedente consiliatura. È evidente che dopo 2 anni, a fronte non solo di tanti interventi che ci sono stati, anche sia per quanto riguarda le materie, sia per quanto riguarda la riforma della macrostruttura di Roma Capitale, sia per quanto riguarda l'individuazione delle deleghe e dei compiti all'interno della Giunta, abbiamo ritenuto opportuno avviare una revisione delle competenze, un riallineamento di queste sulla base delle materie, di simili materie. Quindi abbiamo tentato un'operazione, tra l'altro lo voglio precisare, Presidente, a totale costo zero per la cittadinanza e per l'amministrazione. Abbiamo quindi tentato, e secondo me ci siamo riusciti, ad avviare un riallineamento di tutte le competenze delle commissioni capitoline oggi che sono insomma, presenti e operative di fatto a quelle che sono materie simili tra di loro. Illustro brevemente, diciamo, i passaggi che abbiamo fatto. C'è da dire che questa delibera è attuativa della delibera di revisione dello Statuto di Roma Capitale che è stata approvata con la delibera. In particolare l'ultima, la numero 5 del 30 gennaio 2018 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 19 marzo e poi entrata in vigore il 20 marzo 2018. Sulla base di quella delibera due commissioni, la commissione elette che è stata sostituita nella commissione pari opportunità, quindi di fatto non è stata cancellata quella commissione, ma si va quindi a sostituirla con una commissione che di fatto proseguirà quel tipo di competenze, quel tipo di attività e addirittura la amplierà, quindi si va a potenziare un tema che era quello appunto delle pari opportunità e al tempo stesso le competenze della commissione capitolina Roma Capitale che erano contenute all'interno del regolamento ma non già nello statuto, quindi è stata introdotta all'interno dello statuto una commissione che era di fatto già comunque speciale ma permanente, quindi era oramai stata istituita spesso e volentieri, insomma, negli ultimi credo 10 anni di queste delle precedenti consiliature, e per questo motivo è stato riconosciuto, vista anche la specificità di Roma come capitale d'Italia, una commissione, dato diciamo nuovo valore a questa commissione, attribuendole non solo le competenze che sono oggi attribuite, in parte, insomma, poi alcune sono state rimodulate, ma abbiamo voluto dargli una qualificazione istituzionale e quindi riconoscergli non solo le competenze in materia di appunto riforme istituzionali, ma anche di ordinamento di Roma Capitale, statuto personale capitolino, che quindi ovviamente non è una tematica che poteva essere associata, a nostro avviso, allo sport, e quindi di conseguenza abbiamo voluto dare di nuovo una qualificazione al tema del personale. E poi semplificazione amministrativa, partecipazione iniziativa popolare, qualità della regolamentazione, pubblica amministrazione digitale, agenda digitale, smart city, e-gov, innovazione tecnologica e trasformazione digitale. Quindi di fatto si è voluta, proprio in virtù della necessità delle riforme che devono essere portate all'interno della capitale del paese, abbiamo voluto dare una qualificazione più forte. Tra l'altro era una commissione che come materie in realtà negli anni scorsi, se si va a prendere qualche delibera del Consiglio Comunale di qualche anno fa, in realtà una commissione del genere già esisteva. Quindi noi di fatto non abbiamo fatto altro che riequilibrare e rimodulare le competenze sulla base delle materie, dando quindi a questo punto alla Commissione la possibilità quindi di esercitare in forma permanente le funzioni istruttorie, referenti, redigenti e di controllo su tutta questa materia. Sono tutte le materie che di fatto riguardano all'organizzazione della macchina amministrativa, ma anche a tutti gli aspetti di sviluppo e innovazione tecnologica, che ovviamente oggi sono a cavallo tra due competenze, i due assessorati, in particolare quello di Roma Semplice e, per quanto riguarda il personale, invece, che è in capo alla Sindaca. Per quanto riguarda le altre materie e le altre competenze,
voglio sottolineare questo, che è stata data valore anche alla materia dei fondi europei, che comunque è una tematica che oramai deve assolutamente essere governata in modo forte. C'è una delibera di giunta di qualche anno fa che disciplinava la materia dei fondi europei, di come quindi le strutture potessero partecipare all'accesso dei fondi, e proprio per questo sulle politiche generali abbiamo voluto precisare all'interno della Commissione Bilancio, che già probabilmente faceva questa attività, però era giusto, diciamo, fornirgli un indirizzo preciso su questo, e quindi questa competenza è stata precisata nella Commissione Bilancio. Altro tema molto importante, dalla quale mi sono, come anche Presidente, ho potuto avere l'onore, insomma, di occuparmene, riguarda i fondi di Roma Capitale. Anche qui si tratta di un programma di interventi che nasce negli anni 90, poi la legge è stata di fatto abrogata, e si tratta di un panorama di fondi e di opere che comunque è rimasto dal 2014 per questa amministrazione un pochino appeso. La Commissione Roma Capitale ha fatto tutta una serie di commissioni per chiedere l'aggiornamento, e proprio quest'Aula nel novembre del 2017 ha dato mandato agli uffici di avviare un riordino della materia. Abbiamo avuto modo di capire che questa materia, di fatto, se prima era forse un pochino diversa la sua attività, oggi è molto legata ai nuovi principi in materia di armonizzazione contabile, o comunque alla nuova contabilità pubblica. E proprio per questo motivo, del fatto che tutte queste delibere che dovrebbero arrivare sulle rimodulazioni dei fondi poi di fatto sono a valle delle variazioni di bilancio, e abbiamo ritenuto opportuno che fosse proprio la Commissione Bilancio, che per materia tratta questi temi, di poterle proseguire. Quindi su questo darò anche, insomma, visto che faccio parte comunque della Commissione Bilancio, darò il mio massimo supporto al Presidente Terranova proprio per seguire la materia. Un altro tema importante su questo è alcune modifiche, insomma, della Commissione Capitolina Lavori Pubblici, e che sono state, insomma, introdotte e migliorate alcune competenze su questo. Un altro tema sul quale vorrei spendere due parole è quello del patrimonio e politiche abitative. Anche qui la Commissione Roma Capitale, per tante ragioni che, insomma, sono legate al passato, avrebbe avuto la competenza anche del federalismo demaniale, quando invece è una materia propria della Commissione Patrimonio, e quindi proprio per migliorare il lavoro delle commissioni, tra l'altro a costo zero, abbiamo preso questa competenza e l'abbiamo fatta tornare all'interno della Commissione Patrimonio. E qui anche tutto il tema che oramai negli ultimi anni si è aperto sui beni confiscati alla mafia, anche questo tema abbiamo voluto sollecitare e rinforzare, diciamo, questa competenza nella Commissione Patrimonio. Altro tema sul quale poi magari, se vorrà, il Presidente della Commissione Personale, Statuto e Sport, e domani sarà proprio la Commissione Sport, è dare nuova qualificazione alla Commissione numero 10, che di fatto è la Commissione che si occuperà nei prossimi anni esclusivamente delle tematiche di sport, benessere e qualità della vita. Quindi Roma Capitale oggi dà anche un contributo importante su questa materia per portarla avanti. Altre competenze che erano contenute nella Commissione Roma Capitale sono poi state in realtà ridistribuite alle altre commissioni. C'era quella delle collaborazioni internazionali, che quindi poi è stata riconsegnata alla Commissione Capitolina Permanente, appunto, turismo. Quindi, Presidente, noi crediamo che questa attività di rimodulazione, poi ovviamente sappiamo che il regolamento del Consiglio Comunale dovrà, e lo dico così, resta anche a verbale agli atti, dovrà armonizzarsi e rimodularsi con il regolamento dell'Assemblea Capitolina, e quanto, diciamo, di meglio riavviare, diciamo, questa rimodulazione delle competenze delle commissioni per prepararci poi a vedere la luce, magari tra qualche mese, tra qualche anno, del nuovo regolamento d'Assemblea Capitolina che la legge di Roma Capitale richiede, e che appunto noi in via transitoria, come è stato fatto per altre delibere, stiamo portando avanti. Chiedo poi eventualmente, Presidente, e questo chiedo anche su questa tematica, tenuto conto che l'impatto di questa disciplina poi avrà un impatto anche sui municipi,
È evidente, chiedo insomma questo anche di avviare tutte le attività necessarie, Presidente, anche per dare tutte le informazioni necessarie ai municipi per fare in modo che, come sappiamo, i regolamenti municipali per statuto devono essere armonizzati con quello del regolamento del Consiglio Comunale, quindi certamente sarà nostra cura, insomma, nell'esercizio delle nostre funzioni, verificare che dal momento in cui viene approvata la delibera al momento in cui entrerà in vigore anche i municipi possano avere tutte le informazioni necessarie in armonia e in serenità per poter fare il passaggio tra la Commissione delle Elette e Pari Opportunità o comunque diciamo nell'ambito delle loro competenze poter fare tutte le attività. Questo è importante perché dobbiamo fare in modo che Roma e i municipi si parlino e vadano nella stessa direzione. Sappiamo che molti municipi ancora negli anni non hanno approvato un regolamento municipale e quindi certamente è un tema per il quale l'Assemblea Capitolina deve occuparsene e dobbiamo dare una mano ai municipi. Concludo, Presidente, dicendo che ho già dato un'occhiata agli ordini del giorno e agli emendamenti dell'opposizione. Alcuni emendamenti, alcuni ordini del giorno saranno accolti, quindi mano a mano chiedo eventualmente, insomma, anche per velocizzare il dibattito, di poi confrontarsi, insomma, per andare a votare il prima possibile anche questi provvedimenti. Grazie Presidente.